Gianluca Di Gennaro, una serata ternana per la presentazione di questo film, Gramigna. Sì. Ecco, come è arrivato a questo film? Questo film mi è stato proposto tempo fa, ovviamente, ormai parliamo. E quando l'avete girato? L'abbiamo girato praticamente 2 anni fa. E il semplice classico provino di sempre, in cui ho conosciuto il regista Sebastiano. C'è stato questo scambio con lui, sia di pensieri proprio su quella che era la sceneggiatura, sulla scena che appunto era una delle scene madri del film, e nulla, poi da lì ho iniziato ad apprezzare, ad amare questo personaggio, che è quello di Luigi, che è davvero una storia importantissima e piena di significato, di messaggi importanti. Quindi ne abbiamo discusso insieme, abbiamo studiato il personaggio. Io l'ho conosciuto un po' dopo l'inizio delle riprese, quindi l'inizio delle riprese era un po'... Quindi non sapevi com'era lui, non insomma. Sapevo com'era lui. E da un lato magari... T'ha aiutato? Da un lato magari sì, credevo di sì. Poi comunque conoscendolo mi ha soltanto aiutato di più, mi ha soltanto regalato altre sfumature di questo personaggio che... è veramente molto interessante. Tra l'altro Di Cicco ti ha fatto anche tanti complimenti, ha detto che lui l'ha preferito, ti ha visto subito e ha detto che dovevi essere tu. Noi ci siamo conosciuti a questa cena e da lì è nata, diciamo, questa simpatia reciproca, e spero di non averlo deluso, ma da quello che ha detto pare di no, quindi sono contento. Ecco, cosa ha rappresentato per te invece fare questo film? È un film difficile, no? È un film difficile, ma è un regalo, perché io da napoletano che ama la propria terra, raccontare una storia comunque positiva che riguarda appunto la mia terra è una soddisfazione, anche perché in questo periodo storico, soprattutto da un punto di vista cinematografico, è un po' la bilancia, no? Bisogna un po' bilanciare alcune cose, spesso ci raccontano, spesso ci disegnano in un determinato modo, che sono realtà anche quelle, assolutamente, senza far nomi di altri prodotti, certo, altre serie, altre cose. Però dall'altra parte ci sono anche storie belle, valide, importanti come quelle di Luigi, di conseguenza vale la pena raccontare anche quelle. Un messaggio positivo, anche se la figura, insomma, di Luigi Di Cicco è un po' parte a sé, no? Certo. Non è che ce ne sono tanti di Luigi Di Cicco. No, quello è il discorso, non ce ne sono tanti. Però esistono, ce ne sono. Luigi diceva che esistono molte persone che hanno la sua stessa storia, ma non tutti hanno avuto, non dico il coraggio, ma anche proprio l'interesse nel renderlo pubblico, diciamo. Lui lo ha fatto per voler dare un messaggio, però dice che ci sono tante realtà come la sua che lottano, che hanno lottato e che hanno vinto come lui, quindi ci sono, esistono, e bisogna soltanto crederci e sapere che nessun destino è già segnato, nessuna storia è già scritta. Si può provenire da una famiglia come quella di Luigi, di camorristi, che sembra strano a dirlo, brutto a dirlo, ma è così, e avere un futuro normale. Anche per te il futuro non era scritto, diciamo così, perché sei diventato attore per caso, sì, giusto? Sì, sì. E il tema non è nuovo, che l'hai affrontato da subito in certi bambini, no? Dei fratelli Frazzi. Esattamente, quello è il discorso. Che io sono felice di raccontare appunto queste storie, spesso di denuncia, spesso di... che certi bambini ha un po' anticipato tutto quello che sono i temi di adesso attuali, di Gomorra e quant'altro. E perché era il 2004, sì, era molto tempo fa, e quindi sin da subito ho conosciuto questa realtà, e sin da subito c'è stato poi una sorta di ribellione da parte mia nel voler far sì che comunque si possa raccontare anche dell'altro. E con questo film qui, con Gramigna, con L'oro di Scampia, che era la storia di Gianni e Pino Maddaloni, o con tante altre piccole realtà, quella di Don Diana che abbiamo, certo, girato sempre a Napoli, ce ne sono, esistono, quindi sono contento di poter raccontare anche quello. Tu sei stato anche nel cast di Gomorra 2, sì, una parte un po'... Sì,
lì ero dall'altra non troppo parte. Importante diciamo. Lì ero dall'altra parte sì. Ero dall'altra parte praticamente ero... Sei pentito di aver partecipato a Gomorra? Ma no, pentito no, il discorso di Gomorra io l'ho detto anche l'altra, anche in diverse interviste, il fatto è che loro non danno la possibilità di leggere la sceneggiatura, che è una cosa che su questo mestiere... Quindi se tu l'avessi letta non avresti detto no? No. Non avresti partecipato? Sì, sì. Perché? Perché semplicemente non era un non era un ruolo che credevo potessi, sul quale potessi lavorarci come volevo. E siccome sapevo benissimo che comunque Gomorra era una serie lunga, no? Penso che magari se non fossi entrato nella seconda sarei entrato nella terza con una cosa un po' più giusta. Hanno fatto morire, quindi. Quindi non si poteva più. Quindi. Va bene così, nel senso è un'esperienza, è una cosa che mi ha dato comunque abbastanza e sono adesso dico che sono contento di averlo fatto, ma in realtà non è tanto vero. In cosa sei impegnato invece adesso? Adesso sto girando tre film. Uno andrà tre? Sì, tre in uscita, diciamo. Ah. Uno uscirà a breve, andrà a Venezia. Ciao, buonanotte. Uno andrà a Venezia praticamente a settembre ed è il nuovo film di Mario Martone che racconta di una Capri ambientata all'inizio del 1900. E quindi è una bella storia anche quella diversa, un modo diverso di raccontare i primi turisti a Capri e quindi un'altra bella storia. E questo non so ancora bene quando uscirà, so che andrà al 99% a Venezia. E, in concorso? In concorso. E questo. Poi ne sto girando un altro che è una serie televisiva che ho girato già l'anno scorso in Svezia, che è una serie proprio svedese nata lì. E com'è? Un attore napoletano in Svezia? Sono un immigrato ecco. Che va a lavorare lì e di conseguenza siamo solo due attori italiani, tutto il resto del cast è svedese. È una cosa importante. Sì, sì, è una bella esperienza. È internazionale diversa, poi, no? Quindi, ecco. Sì. Spero arrivi anche qui. Adesso lì nei paesi scandinavi è uscita soltanto la prima serie. Ce ne sono tre, una l'abbiamo già girata, l'altra la stiamo facendo quindi adesso. Quindi dalla stagione 2 e 3 tu ci sarai? Esatto, seconda e terza. E quindi torno lì adesso a breve. Ah sì? Sì, devo andare a fare la terza serie. E poi c'è un film che sto finendo che si chiama Cobra non è e io sono Cobra. E il protagonista di questo film che è un film ambientato... diciamo parla di io sono un rapper e la storia è un film musicale? Tu già ci hai avuto a che fare con i film musicali, sì, no? Z. Sì, Z, esatto, non è tanto simile a Z perché è un po' molto più pulp, molto più intanto c'è Vita di sabato sera, sì. Giustissimo. E quindi no, nulla, è un bel film poco italiano. Un film decisamente poco italiano, sia come riprese, come stile, che il primo film di Mauro Russo, che è un regista che viene comunque da... È un esordiente? Sì. La sua opera prima? La sua opera prima, però ha fatto tantissimi, non so quanti videoclip musicali con tutti i cantanti migliori. Anche tu hai fatto videoclip musicali? Diversi, anch'io, sì. Io ho visto quello che Bomba Bonda Bash. Quella era la stessa regia di Mauro. Ah sì? Era Mauro Russo? Esatto. È carino. Sì, sì, sì. Lui è in gamba, è giovane, è un ragazzo in gamba. Quindi l'abbiamo girato lì a Lecce perché lui è di quelle parti lì e adesso manca l'ultima settimana e poi sarà finito e lo inizieranno a montare per poi parlare con la distribuzione, soliti trafile. Oh, da tutto questo si deduce che sei contento, ma ci mancherebbe una ciliegina sulla torta, non tanto per il tuo lavoro, vabbè che tanto va bene, ormai lo sappiamo, sei lanciatissimo, il Napoli. Napoli, oggi è sabato. Sì. Noi la mandiamo domani, l'intervista che è domenica, esatto, prima della partita. Quindi praticamente non lo so, io non tu parlo, e ti senti. Io non parlo. Le sensazioni sono buone, molto. E sarebbe un regalo immenso l'obiettivo finale che nemmeno pronunciamo perché ci dà fastidio, eccetera. Però già andare lì e Giocarsela, essere già andare lì e dare tutto quello che possiamo dare già sarebbe abbastanza. Poi se si vince, se si perde, questo è il calcio, è uno sport, è una cosa normalissima e va bene. Però l'importante è andare lì e giocare bene.
e sudare per una maglia importante. Allora se si vince anche sull'autogol al 91esimo va bene. Quello va meglio ancora, va benissimo, non ci sono problemi. Va bene, grazie a Gianluca, grazie Di Gennaro, in bocca al lupo. Crepi, grazie mille.